Ma come fai a fare tutto questo? Tutti da Mourinho che non ci capisce una mazza, a Rui Patricio, a Karsdorp, ad Abram. Oggi una roba indegna, indegna, c'è sta. Perde a Udine, non è il perdere, è come perdi. Ma come fai a pià 4 gol in quel modo, uno peggio dell'altro? L'avete visto il primo? Ma l'avete visto Karsdorp che roba combina? Ma come fai a giocare una partita che già si mette male così? Ma come fai ancora prima a mettere Karsdorp, guardando come sta a giocare Celik e guardando come sta a giocare Karsdorp? A Torino una roba indecente e oggi lo rimetti? Allora dillo, Muri, dillo che ti piace fatte fregare. Perché per me o è così o è così. Tu che metti Karsdorp sei consapevole dei limiti che c'ha, e se continui a metterlo è pure colpa tua. Oggi fa una roba veramente indecorosa, ma poi è tutta la Roma che non gira, manca più di qualcosa a centrocampo. Ora seguiamo un filo logico. Si gioca malissimo allo Stadium con la Juve. Mourinho dice che si è vergognato della Roma del primo tempo e che fa oggi rimette in campo gli stessi di quel primo tempo. Io non lo so, io veramente non riesco a capirlo, e non è soltanto la formazione, è l'atteggiamento. Roma che scende in campo e come a Torino ripia un altro gol dopo 5 minuti. Qua è sicuramente un suicidio, ma io dico no, l'Udinese è la squadra più brava in Serie A a rubate i gol, ad approfittare di quelle cappellate che fa in difesa, e tu non è che ne fai una, ne fai due. Gli regali il 2-0, sono due autogol nostri, uno peggio dell'altro, e io non mi arrabbio con lui, perché posso pure capirlo che un errore ci può sta, ma è tutta la squadra che non va, è tutta la squadra che comunque quest'anno va a tratti, va a scatti, perché a Salerno ci sta, con la Cremonese ci sta, a Torino male, col Monza... Vabbè, ragazzi, che stiamo a parlare? Oggi malissimo, oggi è stata una partita nata male e finita peggio, ma molto molto peggio. Ora spiegatemi, in ordine, a centrocampo perché ancora sta mediana improponibile? Matic e Cristante, ditemi come fanno a giocare insieme. Io non lo so, per me sono i due centrocampisti più non complementari della Serie A, quelli che possono giocare di meno insieme. Sono identici, sono due lenti, bravi a impostare, con due piedi buoni, ma con una velocità allucinante, imbarazzante. Quindi io non capisco come ci si possa incaponire a giocare sempre alla stessa maniera, pur vedendo che va male. E poi dillo che comunque ti piace perdere, ti piace andare a fare, non lo so, raga, a perdere partite così. Io non c'ho parole. La Roma poi davanti, Pellegrini è un fantasma, Abraham non azzecca un tocco di palla, che sia uno stop, che sia un passaggio, che sia un dribbling da 30 anni e mezzo. Ha fatto quel gol a Torino, bene, per il resto quest'anno disastroso. Io voglio Belotti titolare, l'ho detto dopo il Monza, lo ripeto, voglio il Gallo titolare, perché tu, mo non lo so che si è fatto, ma se metti Abraham in panchina per scelta tecnica, io sono strasicuro che Abraham si sveglia. Voglio Belotti titolare alla prossima, basta, non c'è, e non in Europa League che c'è sta, in campionato. Voglio Belotti titolare a un impegno importante. Dybala è l'unico che ci prova, ma è una Roma che non gira. Spinazzola è irriconoscibile, metti Zaleski, metti Celik, Karsdorp non lo so che c'ha, ma Karsdorp lo conosciamo che fa ste cose, che comunque non fa un cross azzeccato dal 15 ai 18 e continuiamo a metterlo. Siamo Celik che è forte, che è pronto, che sa crossare e sa difendere abbastanza bene, e se incaponimo su Karsdorp, io non lo so, raga, io non lo so la Roma che c'ha nel cervello, non lo so Mourinho perché se la mente conferma la stessa squadra. So solo che stiamo al 90esimo e siamo 4-0. Io non so che dire, è stata una partita indegna tutta quanta. Poi l'Udinese oggi si scatena, io non so a ste squadre che gli pia quando ci vedono, se scatenano sempre. Io non c'ho parole perché è stata una partita pure impossibile da commentare. La Roma comunque gli regala due gol, non reagisce,
qualche piccola cosa. Oh, il primo, io ve giuro, ve banno. Il primo che se ne esce con rigore non dato per quel fallo lì in area, io lo banno. Qui lo dico e qui non lo nego, ve banno. Vi blocco su tutti i social. Non voglio sentire mezza parola su rigore, perché se perdi 4-0 a Udine non c'ha alcun senso lamentarsi. Sei ridicolo. Se te lamenti dopo che perdi 4-0 a Udine, sei ridicolo. Ridicolo. Basta, basta, testa bassa e pedalà. E chi diceva siamo da scudetto, io ho sempre detto che non ci capiva niente. La Roma non è da scudetto. Quest'anno l'obiettivo resta la Champions, senza se e senza ma. Ed è difficile, molto difficile, perché il Napoli c'è, le milanesi ci stanno, la Juve tornerà sicuramente, la Lazio è forte, occhio. Quest'anno, se però non si arriva in Champions, pure se è difficile, è un fallimento. Ve lo dico così, senza mezzi termini. Comunque, la Roma se vi fa sempre a prescindere, io vi ringrazio per essere stati qua. Vi ricordo che se vi è piaciuto sto video potete iscrivervi, commentare e anche lasciare un sacco di like. Dai, domani torneranno giorni migliori. Ciao.